La religione da 2000 anni ci insegna che noi siamo stati creati a immagine e a somiglianza di Dio. E su questo, chiunque segua questi argomenti sa che sono stati scritti veramente fiumi di pagine, mari di volumi, partendo tutti da una lettura del versetto biblico che sembrerebbe dire appunto che noi abbiamo una sorta di immagine non meglio definita dentro di noi del Dio trascendente e spirituale. Ma non è così. Il versetto della Genesi, che ci racconta in che modo noi siamo stati formati, è estremamente preciso e concreto. L'autore biblico ci dice, usando un termine preciso che si chiama Tselem, che noi siamo stati fatti a somiglianza dell'Elohim e con lo Tselem dell'Elohim, cioè con quel quid di materiale che contiene l'immagine dell'Elohim. Ora, tutti noi sappiamo bene che cos'è questo quid di materiale che contiene l'immagine di ognuno di noi. Sappiamo bene anche che i Sumeri ci raccontano con dovizia di particolari in che modo i loro Elohim, che loro chiamavano Anunnaki, ma che sono esattamente gli stessi individui, questi Anunnaki hanno costruito l'uomo tagliando fuori un qualcosa, così ci racconta l'importante autore Sitchin, tagliando fuori dal sangue degli Anunnaki maschi, giovani, ciò che conteneva l'immagine di queste, l'hanno inserita. Hanno inserito questo qualcosa che è stato estratto dentro quegli esseri che loro hanno trovati sulla Terra quando sono arrivati qui e che possiamo pensare siano l'Homo erectus o l'Homo habilis. Bene, la Bibbia ci dice la stessa cosa, anche perché c'è un importante dizionario biblico che ci dice come il termine Tselem non soltanto significhi un quid di materiale che contiene l'immagine, quindi non un concetto astratto di somiglianza, ma ci dice anche che Tselem, dal verbo da cui deriva, significa tagliato fuori da. Quindi la Bibbia ci dice con estrema precisione che gli Elohim hanno formato l'uomo utilizzando un qualcosa di materiale che conteneva la loro immagine e che è stato tagliato fuori. Questo ci dice l'autore biblico. E vuole essere sicuro che noi comprendiamo bene, tant'è che ce lo ripete per ben 3 volte nell'arco di 2 versetti. Cioè lui vuole essere sicuro che noi che leggiamo comprendiamo bene e che soprattutto comprendessero i suoi contemporanei che noi siamo stati fatti con un qualcosa di materiale che è stato tirato fuori dal corpo degli Elohim. E questo trova poi tutta una serie di corrispondenze nelle figure degli Elohim, così come queste si presentano nel corso di tutto il loro intervento nella storia dell'umanità. Grazie.